Ciao a tutti e bentornati sul canale Nuovo What I Eat in a Day, cosa mangio in un giorno. Come sempre vi ricordo che nell'info box trovate tutta la playlist di questi video con tantissime ricette. Anche oggi vi mostro delle ricette molto golose ma facilissime. Partiamo dalla colazione. Quest'oggi ho deciso di preparare dei pancakes, ma non i classici, quelli alla banana. Sono anche abbastanza dietetici perché non contengono zucchero, ma un minimo di miele che può anche essere opzionale, quindi potete anche non metterlo perché la banana è già abbastanza matura. Metto gli ingredienti tutti in un mixer e poi ci aggiungo la farina e il lievito per dopo. Frullo ancora fin quando il composto sarà bello omogeneo e cuocio i pancakes sulla classica padella per crepe. Ovviamente, io ci metto un po' di Nutella, voi potete anche mangiarli così, metterci la marmellata, quello che preferite di più, è a gusto vostro. E poi ovviamente ci metto anche un po' di yogurt al cocco e qualche goccia di cioccolato, quindi una cosa proprio golosissima. Invece ho preparato una pasta semifredda, ho cotto le penne integrali, quindi ho messo subito l'acqua a scaldare. Nel frattempo ho tagliato un avocado abbastanza maturo e l'ho frullato con della Philadelphia. Poi ci ho messo delle spezie, potete mettere sale, pepe, peperoncino, zenzero, quello che più preferite. Poi prendo un mestolo di acqua di cottura e frullo ancora fino a creare una sorta di cremina abbastanza omogenea. Taglio a striscette il salmone affumicato. E quando la pasta sarà cotta, ci metto la mia cremina di avocado, il salmone affumicato, mescolo per bene e il nostro pranzetto è pronto. È una pasta che si può mangiare sia calda che fredda, quindi a vostro piacere. Come snack ho preparato invece una crema di caffè, proprio la classica crema di caffè che si trova nei bar. Io utilizzo il Bimby perché frulla bene, voi lo sapete, ma potete utilizzare un classico mixer. Mettete all'interno del frullatore lo zucchero e il caffè solubile, lo tritate, dopodiché ci mettete all'interno i cubetti di latte ghiacciato. Tritate ancora e vi verrà fuori una sorta di granita. Adesso decidete voi se mangiarla così, quindi a granita, oppure frullate il composto con le fruste elettriche e vi verrà fuori una vera e propria crema. Quindi potete mangiarlo sia in un modo che nell'altro. È uno snack davvero estivo, goloso, facile da preparare. L'importante è mettere semplicemente il latte il giorno prima nei cubetti di ghiaccio e si prepara davvero in un attimo. Io ci metto sopra anche un po' di cacao amaro e il mio snack è pronto. Ora invece ho preparato delle girelle di pizza, anche queste davvero velocissime da preparare. Ho utilizzato la base per pizza già pronta che trovate nel banco frigo al supermercato. L'ho stesa e ci ho messo sopra ovviamente la salsa. Ci ho messo anche un po' di mozzarella, di parmigiano, del basilico, quello che volete. Potete anche metterci per esempio degli affettati se vi piace. Ho arrotolato il mio rotolo e l'ho tagliato a pezzetti. Ho messo le girelle su una teglia con carta forno e le ho cotte a 180 gradi per circa 20-25 minuti, comunque fin quando si saranno ben dorate. Se non le avete mai provate, provatele perché sono davvero una bomba. Allora ragazze, questo è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto, come sempre ricordatevi di lasciarmi un commento qui sotto. Se non siete iscritti, iscrivetevi al mio canale e ai miei social. Io vi aspetto, vi mando un grossissimo bacio e alla prossima. Ciao!